Siamo responsabili del nostro sviluppo personale, nessun altro può farlo per te. Altre persone potrebbero contribuire al processo, ma spetta a te assicurarti di crescere, apprendere e migliorare ogni giorno. È tua responsabilità cercare risorse, porre domande e trovare la tua ispirazione. Good morning, beautiful people! Sì, se state guardando il mio dito, mi sono tagliata e ho arrangiato un cerotto fatto in casa. Comunque, nel video di oggi volevo parlarvi di come trovare nuova motivazione imparando qualcosa di nuovo. Se avete visto il video di lunedì, sapete già che io uno degli obiettivi che mi sono data per questa seconda parte dell'anno è quella di investire più tempo nell'imparare qualcosa di nuovo, perché ho visto che veramente mi dà un boost di motivazione incredibile e mi permette anche di lavorare meglio, di creare meglio, di essere più ispirata, una persona più ispirata. Quindi ho pensato di dedicare questo video proprio a questa tematica. Questo perché passiamo anni dietro i banchi di scuola ad imparare tantissime materie, ma nel momento in cui otteniamo il nostro diploma poi tendiamo a smettere di preoccuparci della nostra formazione. E questo è un problema che non riguarda solo noi, la nostra crescita personale e quante skills possiamo aggiungere sul nostro curriculum. Imparare nuove cose, imparare a conoscere se stessi, ampliare la propria visione culturale è importantissimo anche per l'impatto che noi abbiamo sul mondo, sulla nostra società, sulle persone che incontriamo e anche sui bambini che cresciamo, i nostri figli. Investire tempo nella propria formazione, sia a livello personale che a livello di competenze, ci rende delle persone più produttive ed essere più produttivi ci permette poi anche di guadagnare più tempo, di avere più tempo a disposizione per le persone che ci sono più care e con cui vogliamo spendere la nostra vita. Quindi alla fine investire nella nostra formazione, nelle nostre competenze, ci permette di vivere una vita migliore. Facciamo un esempio banale: che impatto ha imparare una lingua straniera? Beh, sicuramente ci permette di viaggiare con molta più serenità e meno stress, perché abbiamo la capacità di comprendere tutte le informazioni, di non venire fregati e di poter comunicare con le persone del luogo se abbiamo qualsiasi necessità. Ci permette anche di accedere ad informazioni che magari non sarebbero disponibili nella nostra lingua, come per esempio leggere dei libri o guardare dei film. Ci permette di confrontarci anche con persone con cui altrimenti non avremmo avuto modo di parlare. Questo sicuramente può ampliare tantissimo la nostra visione culturale. Ci permette di avere molte più possibilità di carriera, nel caso volessimo spostarci in un altro paese per lavoro, ma anche solo fisicamente ci aiuta ad allenare la nostra mente e far sì che essa sia più flessibile e assorba più velocemente delle informazioni. Come ultimo esempio posso dire che pone un esempio positivo verso i nostri figli, che verranno a loro volta invogliati ad imparare nuove lingue straniere. Io posso prendere l'esempio dei miei genitori, che hanno sempre viaggiato tantissimo, studiato all'estero e hanno tantissimi amici stranieri che ci hanno sempre fatto visita fin da quando eravamo bambini e da cui anche abbiamo passato molte estati per appunto fare un'esperienza in un paese diverso e imparare la lingua. I miei genitori mi hanno proprio fatto vedere fin da subito quello che conoscere una lingua, le porte che conoscere una lingua straniera poteva aprire. Il vantaggio di vivere in un'era digitale come la nostra è che veramente possiamo accedere in modo super semplice a tantissimi videocorsi, lezioni online, eccetera. Non sto parlando di master universitari o formazioni che durano anni e anni e anni, ma proprio la possibilità di imparare qualsiasi cosa noi ci mettiamo in testa di imparare, che sia una nuova lingua, che sia il punto croce, che sia come creare un sito web, come editare i video per il proprio canale YouTube. Online c'è qualsiasi tipo di video voi stiate cercando. Il bello del web è che ci permette anche di non ascoltare una sola campana, ma di ascoltare punti di vista differenti e poi crearci il nostro
il nostro punto di vista individuale. A proposito di questo, volevo consigliarvi la piattaforma Skillshare, che è una piattaforma online dove ci sono lezioni di qualsiasi tipo, sia che voi vogliate imparare a fare del lettering, del bullet journal, del guardare dei video su come essere più produttivi, su come migliorare le vostre tecniche di montaggio video, eccetera, qualsiasi cosa, veramente avete tantissime informazioni. È una piattaforma che è sotto abbonamento, ma col link che trovate qui sotto in descrizione potete avere 2 mesi di prova gratuiti e veramente in 2 mesi riuscirete a guardare tantissimi video e a migliorare tantissimo la vostra formazione. Questo video ovviamente non è sponsorizzato da Skillshare, semplicemente voglio condividere con voi questa cosa perché io ho iniziato ad utilizzare la piattaforma e le lezioni sono veramente fantastiche, semplici da utilizzare e veramente pratiche, cioè semplici anche da mettere in pratica, quindi mi sento veramente di consigliarvelo per la mia esperienza positiva. Ad ogni modo, trovare motivazione nell'imparare qualcosa di nuovo non vuole necessariamente dire imparare a fare qualcosa di nuovo, ma può anche voler dire imparare a conoscere meglio noi stessi, quindi anche a fare meditazione, journaling, oppure iniziare ad andare in terapia per risolvere un po' quelli che sono diciamo i nostri mostri che abbiamo nascosto sotto il tappeto o dentro l'armadio. Ecco, sicuramente affrontare queste cose, imparare ad essere più consapevoli di noi stessi e padroni di noi stessi, anche questo ci dà tantissima motivazione, tantissima spinta positiva. Perciò il mio consiglio è, se vi sentite demotivati, stanchi, annoiati, investite nella vostra formazione, investite nel vostro sviluppo personale, perché è veramente qualcosa che dà un'energia e un fuoco, accende un fuoco dentro di voi che poi vi permetterà veramente di andare a mille su tutti gli altri progetti. Io vi saluto, per questo video è tutto e ci vediamo venerdì.